Melbourne, siamo qui. Ce l'abbiamo fatta alla fine, abbiamo fatto tutto il giro. Allora, se avete un déjà vu, non preoccupatevi, è perché avete già visto questa location, è dove abbiamo girato il primo video in Australia. E siamo di nuovo qui per girare l'ultimo appunto. L'ultimo. Ma prima di arrivare in Italia e farvi questo video dove vi spieghiamo cosa ci aspettavamo di trovare e cosa abbiamo trovato veramente in Australia, volevamo ringraziarvi tutti. Ringraziarvi, darvi un abbraccio, perché ci avete aiutato tantissimo con i commenti sotto i video, su Facebook, su Twitter, su Instagram. Ci avete, durante questo anno, anche se siete arrivati magari nell'ultimo mese, ci avete aiutato, sostenuto, supportato. Ecco, volevamo ringraziarvi anche perché siamo arrivati qui che avevamo qualcosa come 200-300 iscritti e ad oggi ne abbiamo 2400. Quindi, ovviamente, grazie a tutti voi, grazie anche ai ragazzi che ci hanno consigliato, Human Safari, Breaking Italy, insomma, a tutti quelli che ci hanno consigliato, grazie mille. E comunque, sì, questo è l'ultimo video dall'Australia, ma i video dall'Australia non sono finiti per voi. Ovviamente no. Ce ne sono ancora tipo centinaia e centinaia. Esatto, voi speriamo, il giro dell'Australia ancora non l'avete iniziato essenzialmente. Siete ancora in Tasmania. Meglio per voi, voi avete un altro anno per viaggiare, cioè è assurdo voi quanto tempo avete ancora. Quindi siamo pronti a tornare. Andiamo a casa. Salutiamo l'Australia. Ciao. Ciao a tutto e a tutti e ci vediamo in Italia. Andiamo. Ed eccoci qui. Ciao. Tornati in Italia. Allora. E ve lo sapete già perché questo non è il primo video dall'Italia che pubblichiamo, però. Vabbè, sì, dovevamo girare questo video per primo, volevamo pubblicarlo per primo come ultimo resoconto. E ma poi le cose non vanno sempre secondo i piani. Esatto. Ok. Quindi, però, aspettative contro realtà di questo paesone. Allora, non questo, quel paesone, sì. Quello là. Allora, Australia. Facciamolo per punti un po' schematico. Aspettativa. Vai che diventi ricco. Realtà. No. No. Allora, aspetta, piccola premessa veloce veloce. Noi siamo andati lì per viaggiare. Quindi tutti i soldi che abbiamo fatto li abbiamo spesi per viaggiare. Per viaggiare. Se volevamo fare soldi, non facevamo tutto il viaggio che abbiamo fatto. Quindi, siate consci di questa cosa. Se andate lì con l'idea di viaggiare, non metterete via molti soldi. Se andate lì e vivete in una casa, magari uscite la sera, andate a mangiare nei ristoranti, vivete, comprate delle cose, non metterete via comunque tantissimi soldi, anche perché gli stranieri di solito non pagano la stessa cifra che pagano gli australiani. Esatto, solitamente diciamo che le paghe orarie sono più basse. Diciamo dai 15 ai 20 dollari all'ora, dove gli australiani prendono un minimo di 20 dollari all'ora. E questo riguarda l'hospitality, che è il settore dove noi abbiamo lavorato. Esatto, è ovvio che noi stiamo parlando sempre di lavori a breve termine perché sono più comodi per viaggiare. Se invece volete andare lì a farvi una vita, allora cercate qualcosa, se avete una laurea di qualche tipo, cercate qualcosa, eccetera, eccetera. E quindi passiamo al secondo punto. Sì. Io vado e mi trasferisco lì a vivere. Allora, volendo potete farlo, il problema è che è molto difficile. Non pensiate che va in Australia voi. E vi danno tu, vi dicono sì, resta qui perché ti vogliamo. Allora, il discorso è questo. Voi andate lì con il Working Holiday Visa, fate un anno. Fate 3 mesi nelle farm o vi comprate i giorni. Noi non abbiamo detto niente. E guadagnate un altro anno. E poi comunque dovete andare via, oppure sia dal primo o dal secondo anno potete chiedere la sponsorship al vostro datore di lavoro, che se ve la dà, e è difficile ottenere una sponsorship da un datore di lavoro perché anche per lui sono scazzi, nel senso che sono costi soldi. Per documenti, quelle balle lì, e burocrazia varia. Burocrazia, se riuscite ad ottenerla comunque diventerete pazzi, perché dovete stare per almeno 2 anni con lo stesso datore di lavoro che vi ha garantito la sponsorship e che ovviamente vi chiederà qualsiasi cosa, vi perché sfrutta. Voi non potrete dire di no, perché se voi ve ne andate o se lui vi licenzia, voi perdete tutti i giorni che avete fatto con la sponsorship, quindi non avete assolutamente diritto poi a rimanere, a restare. Esatto, quindi l'alternativa è sposate un australiano o un'australiana. Comunque, appunto, la realtà è non è facile stare a vivere in Australia. È possibile, se volete farlo veramente tanto, probabilmente ci riuscirete, ma sappiate che non è facile. Andate sul sito dell'immigrazione australiana magari a informarvi di più su questa cosa. Allora, un'importante aspettativa che si ha qui è vai in Australia perché trovi lavoro dopo 2 giorni, anche se non parli inglese, ti danno lavoro, il lavoro cade dal cielo come piovesse. È no. Una stupidata, è una stronzata.
senza nessuna cattiveria verso chi scrive queste cose sui vari blog. Nel è senso possibile che vi capiti, ma se vi capita è un'eccezione. Non è la regola, questo tenetevelo in mente. Soprattutto se non parlate inglese. Esatto, la maggior parte delle volte le persone chiedono addirittura un po' di esperienza nel campo. Se state cercando una ristorazione dovete saper fare il cameriere. Se non lo sapete fare, fate finta di saperlo fare e provate. Esatto, e provate. Se veramente poi siete incapaci, allora vabbè, lì non è colpa vostra, nel senso che non è il vostro lavoro, va bene. Però in generale il lavoro è vero che c'è. È però più facile trovarlo rispetto a qui, ma comunque facile. Non piove dal cielo. Dovete sbattervi, ecco, dovete cercarlo, questo è il punto. Cercate su Gumtree, che ci sono vari annunci, ma soprattutto uscite di casa, andate porta a porta, ristorante per ristorante, azienda per azienda, con il vostro curriculum e presentatevi con un buon sorriso e cercate di spiegare, ovviamente in inglese, perché volete essere assunti lì, perché è quello che vi chiederanno al momento. Ah, ok, sei qua, va bene, sì, no, in questo momento non lo so, devo parlare col mio boss, in quel momento volete, ah sì, perché io so fare questo, questo qua, potrei fare, capito? Cercate di mostrarvi propositivi e soprattutto imparate l'inglese prima di andare, almeno un minimo, per capire e per farvi capire. Questo è molto importante. E un'altra cosa, non aspettatevi le paghe alte, l'abbiamo già detto, e vi sconsigliamo le grandi città come Melbourne e Sydney. Sì. Sono le due città da evitare. Perché è vero che a meno che non abbiate qualche qualifica o anche solo per fare camerieri, se non avete fatto camerieri qua in un ristorante a 5 stelle non andate a cercare lì. Esatto. Anche perché sì, sono città grosse, quindi le probabilità di trovare lavoro sono maggiori, ma in realtà no, perché c'è veramente tanta tanta gente che cerca e quindi se voi non avete una qualche qualifica, se non avete un punto in più rispetto agli altri, non troverete, ecco. Poi, l'aspettativa che si ha qui è che si va in Australia per viaggiare e quindi verrete trattati come degli zingari, come gli extracomunitari che noi trattiamo qui in Italia. La verità è ben altra, nel senso che abbiamo già fatto un video dove parliamo di quanto gentili sono le persone in Australia. Sì, adesso che abbiamo finito tutto il viaggio possiamo dirvi che è vero, però non sappiamo appunto se è perché ci vedevano come viaggiatori, quindi non come immigrati che venivano lì cercare di rubare il lavoro e cose del genere, o semplicemente perché sono carini. È sì. Anche possibile che ci abbiano trattato meglio perché ci vedevano come turisti, anche se turisti low budget. Sì, diciamo che in generale loro considerano i viaggiatori qualcosa da portare un po' così. Da portare così, perché loro sono fieri del loro paese e quindi sono contenti che gli europei o comunque gente dal resto del mondo vada a visitare l'Australia e quindi vi trattano bene. Anche se state cercando lavoro, il datore di lavoro magari vi sottopaga, vi tratta male perché comunque è il datore di lavoro, deve essere duro con voi, ma in generale l'australiano medio, se vogliamo chiamare così, non vi guarderà mai male, ecco. Sfatiamo il mito che siamo visti come gli zingari. Poi ovviamente dipende anche da come vi comportate. Fate i bravi. Se ovviamente prendete il vostro sacchetto della spazzatura che avete nel vano e lo lasciate così in mezzo alla strada, forse potrebbero essere abbastanza contrariati. Forse. Aspettativa, l'Australia è costosissima, non ti puoi permettere niente, vai con tutto quello che puoi perché lì non devi comprare nulla. Bugia, perché l'Australia sì, è più costosa, la vita è più costosa rispetto all'Italia o in generale all'Europa. Ma si riesce a vivere davvero con pochi soldi, a differenza di quanto mi pare succeda qui. Sì, perché lì ci sono i negozi di seconda mano che sono veramente tanti e la gente, gli australiani stessi vanno nei negozi di seconda mano, c'è roba bella nei negozi di seconda mano, e se per caso non vi piacciono i negozi di seconda mano ci sono i negozi low budget come Kmart, come Big W, che hanno merci nuova a prezzi abbastanza veramente ridotti, veramente bassi rispetto a, soprattutto quando mettono le robe in fine serie, magari non trovate proprio la vostra taglia ma state andando nel deserto. E quindi il discorso è, noi siamo partiti dalla nostra esperienza, vi aiutiamo con una valigiona a testa più gli zaini, e una valigia è rimasta per 10-11 mesi nella casa di Mina a Melbourne perché l'abbiamo lasciata lì, non ci stava nel van. L'altra valigia è stata sotto il letto per tutta la durata del viaggio praticamente, perché non avevamo voglia di stare a aprirla e chiuderla tutte le volte. Avevamo le scatole proprio comode con i vestiti da usare tutti i giorni, che erano vestiti che abbiamo comprato lì, vestiti economici per viaggiare, che anche se si rovinano, si sporcano e non vengono
si macchiano, diciamo, non viene più via niente, non ci interessava. Molti di questi vestiti li abbiamo poi infatti lasciati lì. Sì, esatto. Anche perché non pensate di potervi portare indietro una valigia in più, perché costa quasi come un altro biglietto aereo. Quello con cui andate, tornate indietro, non con cose in più. A massimo fate un ricambio di roba, se proprio volete portarvi a casa qualcosa. Come abbiamo fatto noi, molte cose che abbiamo portato da qui le abbiamo lasciate lì per portare indietro didgeridoo o souvenir, insomma. Questo. Altro punto. Aspettativa. Vai in Australia, mangi di merda perché non sanno cucinare, il cibo italiano è il migliore del mondo, bla 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 bla. Allora, è vero che il cibo italiano è il migliore del mondo, dobbiamo ammetterlo. Ma non state così. State andando in Australia e non mangiate cibo italiano, perché mangerete male. Esatto. Male. Vabbè, chiaramente se cucinate voi, cucinate quello che volete, ma anche lì vi consigliamo di non provare a riprodurre i piatti che cucinate a casa, perché gli ingredienti sono sbagliati. Non hanno lo stesso sapore. Neanche la Philadelphia, che è internazionale, ha lo stesso sapore. Com'è possibile? Quindi non ci provate neanche. Se dovete andare a mangiare fuori, non andate in un ristorante italiano, perché rimarrete delusi. E in generale, aprite la vostra mente, state viaggiando, state visitando un paese straniero, apritevi, cercate anche alla cultura culinaria. Altra aspettativa. In Australia ogni cosa ti uccide, ti avvelena o ti paralizza. Allora, è vero, ci sono moltissimi animali pericolosi, ma se magari non andate a tirargli la coda, siete abbastanza al sicuro. Sì, forse noi anche siamo stati fortunati, non abbiamo incontrato cose particolarmente pericolose. Se le abbiamo incontrate, le abbiamo tenute a debita distanza. A parte quando ti sei messo a inseguire la stringrays, che non sapevi che fosse velenosa. Quello era per fare una ripresa della Madonna. E che non sapevi che fosse velenosa. Non sapevo che era velenosa. In ogni caso, basta solo un po' di buonsenso. Non andate nell'erba alta a piedi nudi, e se vedete un animale che non sapete se è pericoloso o no, nel dubbio non toccatelo. Proprio nel dubbio. L'ultima aspettativa che avevamo noi prima di partire è: cavolo, andiamo un anno in Australia, facciamo questo grande viaggio, sarà il viaggio più bello della nostra vita. E lo è stato. È stata l'aspettativa contro realtà più bella che potevamo. Aspettativa, sì. Forse la realtà ha superato l'aspettativa. Sì. Nel senso che sì. Anche i prossimi viaggi sarà difficile che superino la figaggine di un'altra. La figaggine, proprio la prepotenza di questo viaggio. Perché davvero è stata un'esperienza particolare. Il modo di viaggiare, i posti che abbiamo visto, il tempo che abbiamo passato. Non credo che riusciremo a ripetere un'esperienza del genere in nessun altro paese. Ebbene sì, è un po' triste ora che lo dici in questo modo. Io voglio rifarlo. Però va bene così. Ok, questi erano i punti? Sì. Questi erano i punti, quindi se voi avete determinate aspettative, noi vi abbiamo detto le determinate realtà che noi abbiamo incontrato. Questa è stata la nostra esperienza. Ora, se avete altre domande, ce le state facendo molto bene nel video del giveaway. Ma qui dovete partecipare se non state partecipando. Partecipate. Ma continuate a farle anche qui sotto, perché arriveranno, vogliamo portare questa cosa avanti, fare dei video risposta, soprattutto sulle cose riguardanti l'Australia, ma anche a tutte le altre cose che ci chiedete, quali saranno i prossimi viaggi, queste cose. Faremo non dei lo video sappiamo dedicati. Quali saranno i prossimi viaggi, gente, siamo appena tornati, aspettate. Non ci siamo ancora tolti le scarpe, su. Però insomma faremo dei video risposta, quando avremo l'idea un po' chiara vi diremo qual è il prossimo viaggio. E comunque grazie per aver guardato questo, se è stato più lungo del solito, grazie di aver seguito fino a qui. E basta. Al prossimo video. Ciao. Vado. Melbourne. Quella ragazza ha delle palline di Natale come orecchini. Sì, molto interessante. Però concentrati, concentrati. Scusa. Aspetta che mi sto vergognando e mi stanno guardando tutti e ridendo. Un attimo, okay. Madonna che figura di merda. No, aspetta, facciamo vedere a tutti dove siamo. Questo è quello che ci succede intorno e noi siamo qui a girare questo video. Va bene, ok. Ma è così che si diventa famosi. Allora.